Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Amen. Sì. Questo luogo che ci raccoglie questa sera è sacro. È sacro sia perché è un tempio dedicato alla preghiera, dedicato alla celebrazione dei santi, dei divini misteri. È sacro per la presenza delle reliquie della Beata Gesù Pio di Coni e della Serva di Dio Santa Teresa. Questo luogo, perciò, sacro, parla di santità. Questo luogo parla di gente che iniziava la giornata cercando Dio, per rendere Dio pensiero permanente, pensiero dominante, per rendere dominante la presenza di Dio, dialogo, vivere il dialogo con Dio, per fare l'esperienza personale e per la missione, per comunicare questa presenza a tutte le persone che si incontravano e perché questa presenza determinasse ogni circostanza della giornata. Iniziamo questa preghiera insieme, chiedendo perdono per le nostre distrazioni e per la nostra dimenticanza di Dio. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che affidi alla Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra. Dio che hai donato alla Beata Giuseppina di Coni, Vergine, spirito evangelico e letizia d'animo nell'educare i fanciulli, per sua intercessione concede a noi che, imitando le stesse virtù, possiamo annunziare te, vero Padre dei poveri, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio. E vivere a contendere l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli del secolo. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figliuoli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre,
siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto, e Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedici Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.
Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre vite. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Prendete il mio giogo su di voi e imparate a me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Forse queste parole hanno suggerito quanto a Suor Giuseppina Nicoli al termine del seminario di formazione ha scritto nel foglietto posto nel cavo del crocifisso che gli è stato donato in quell'occasione, cioè la sera del Natale del 1888, quando pronunciò la sua consacrazione religiosa. Uno scritto che l'ha posto appunto nel crocifisso e che l'ha guidata per tutta la sua vita e la sua esistenza. Imparare da Gesù e diventare la promessa che quella sera diceva il sentimento più profondo che era certamente nel suo cuore. Queste le parole che ha scritto Suor Nicoli. Vi prometto, Signore, di volervi sempre fedelmente servire, praticando la povertà, la castità, l'obbedienza e servendo per amore vostro i poveri. Ma mi sento debole, fredda, agitata dalle passioni. O Signore, voi che avete visto le mie tante cadute, abbiate pietà di me. Aiutatemi, illuminatemi, datemi la grazia di ben vivere e di ben morire. La promessa di voler sempre servire fedelmente Dio e i poveri del carisma vincenziano è certo un programma di vita concreta e di vita consacrata. E certo è un programma di santità. Dalla meditazione dei testi della liturgia che stiamo celebrando e anche tenendo presente la vita della Beata Giuseppina Nicoli, che tutti voi conoscete perché non la riprendo, mi permetto di esprimere tre riflessioni. La prima, l'esistenza per tutti noi è donata per edificare la santità. La seconda osservazione è che la strada della santità è il rapporto personale con Gesù Cristo nella Chiesa. E la terza osservazione è che la santità diventa storia. Davvero la vita che abbiamo è come vocazione chiamata alla santità. Ed è proprio, come dicevo, questo luogo che custodisce le reliquie di queste due anime elette che parla di santità. La santità è un pezzo di cielo qui sulla terra. È vedere qualcosa che è già di Dio, che parla di Dio ed è qui per noi. I beati e i santi stanno già con Dio nella sua gloria. E affermano la comunione con Cristo definitivamente nella sua gloria celeste. Nessuno può toccare questa situazione di felicità. Allora ci chiediamo perché la Chiesa riconosce e proclama la santità lungo i secoli. È per noi. Perché noi possiamo raccogliere e ricevere qualcosa che ci è utile. Noi pensiamo sovente che la santità sia per persone eccezionali. Infatti spesso diciamo o sentiamo dire «ma io non sono santo». È vero questo.
quando uno di noi si ripiega in se stesso. In se stesso cosa trova? Cosa troviamo ripiegandoci noi stessi? Fragilità, debolezza, miseria. Riflettiamo bene. Se non sei santo, se non sei teso alla santità, come fai a campare? Come fai a vivere bene? Come fai a fare qualcosa di bello se non credi alla santità? Ad ognuno il Signore Creatore ha dato una sola vocazione e ciascuno di noi nel realizzare la propria vocazione non intende fare qualcosa di mediocre, da buttar via, una cosa povera, ma una cosa bella, una cosa grande. Quando tu poni la tua vita davanti a te, nel silenzio della tua coscienza, della tua storia, che cosa pensi? Pensi forse che è importante sopravvivere, arrivare alla fine della vita con buona salute, avere qualche soldo per essere autonomi? Oppure pensi che devi fare qualcosa di bello, devi fare qualcosa di grande, non devi sprecare niente di te, qualcosa che valga la pena di essere fatta. Fate della vostra vita un capolavoro, ci ha detto Giovanni Paolo II, proprio nella piazza qui accanto a noi. Questo è lo spunto importantissimo che c'è dentro il cuore di ciascuno di noi. E in quello spunto i santi hanno creduto. Non devi mortificare mai questo spunto eccezionale. Qualunque sia la tua situazione esistenziale, questa radice che è nella struttura della tua persona. La conversione è convertire lo sguardo dal ripiegarsi in se stessi e schizzarlo verso Dio. La conversione è il cambiamento della coscienza che hai di te, di quello che pensi di te. Cioè il passaggio dal pensarti padrone di te stesso, della vita, delle cose, alla verità di appartenere a chi ti ha fatto. L'esistenza è abbandonarti allora totalmente alla sua presenza. Non possiamo accontentarci di fare cose piccole. Il mistero di Dio ha posto dentro ciascuno di noi come una inquietudine. Non mi posso accontentare di una vita mediocre, minuta, di un risultato minuto. Vivere non vivacchiare, diceva il beato Pier Giorgio Frassati, contemporaneo più o meno della beata Giuseppina Nicoli. Deve essere spontaneo, allora credere che Dio vuole fare qualcosa con te, qualcosa di grande, una persona nuova, una persona santa. Ma come rispondere a questo prepotente impulso che c'è dentro di noi? E questa è la seconda osservazione. Forse uno di noi pensa che per essere santi bisogna essere particolarmente dotati. Non è così. Se ti metti in questa strada, ti metti in una strada piccola, piccola. La strada è Cristo. Ci ha detto, ci ha insegnato San Pietro, il Padre della Gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui e illumini gli occhi del vostro cuore. Avere gli occhi del cuore che guardano. La strada della santità non è essere forti, dotati di chissà quali qualità, ma conoscere Lui, Gesù Cristo. Devi conoscere la sua vita, la sua parola, la sua identità,
riconoscere Cristo destino della tua vita e di ogni respiro della tua esistenza, conoscere come il Padre, come lavora lo Spirito Santo. Questo devi sapere, questo devi conoscere e aderire a questo con tutta la tua libertà. Leggendo gli scritti della Beata Nicoli, quante espressioni ci ha lasciato proprio a questo riguardo. Dovete essere buone cristiane, diceva San Vincenzo alle figlie della carità. Non esiste il cristianesimo. Esistono persone che hanno incontrato Gesù Cristo. È l'incontro con Cristo che cambia la vita. E questo incontro lo chiamiamo fede. La vita cristiana è la vita illuminata, guidata, sostenuta e corretta dalla fede. La fede che riconosce la presenza di Dio con la potenza della sua grazia fermenta l'esistenza, cambia la vita. La fede non come risultato di una amministrazione caritativa o moralistica della vita, ma un'esperienza che rinnova il tempo, i luoghi, le energie, l'amare, il soffrire, il lottare, il morire. La vita cristiana è la vita nella quale si incontrano, come ci ha insegnato tante volte San Giovanni Paolo II, si incontrano Cristo e il cuore della persona umana. La vita cristiana è questo dialogo permanente fra Cristo, presente nella comunione cristiana, e il cuore di ciascuno di noi, di ciascun uomo. In questo dialogo uno viene rinnovato continuamente. L'esistenza cambiata è il segno che Cristo ha vinto, che Cristo risorge, che Cristo accade adesso. Non è una cosa del passato, non è un'immaginetta, una statua che magari ci commuove, è qualcosa che accade adesso, che ti rende adesso vero te stesso. Noi crediamo in Cristo morto e risorto, in Cristo presente qui e ora, che solo può cambiare e cambia trasfigurandoli l'uomo e il mondo. Una frase forte di San Giovanni Paolo II. Se Cristo non accade adesso, non mi interessa che sia accaduto 2000 anni fa o fra 3000 anni. Viviamo allora la vita come dialogo permanente tra Cristo presente, vivo, e il nostro cuore. In questo dialogo riconosciamo anche tutti i limiti di cui il cuore nostro è segnato, come ci ha ricordato anche la prima lettura. E suora Giuseppina scriveva: o voi, o Signore, voi che avete visto le mie tante cadute, abbiate pietà di me. Ma questo limite, così concreto, così reale, lentamente, nella misura che permane dentro la compagnia del Signore, viene inesorabilmente anch'esso redento. Perché il peccato non costituisce più un elemento di condanna, ma pedagogicamente la possibilità di un cammino che continuamente si rinnova. È una provocazione a un contramente, a rinnovarsi continuamente. Proprio ieri il Papa Francesco, nella udienza del mercoledì, ha detto: la nostra santità è il frutto dell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo, il quale ci santifica amandoci nella nostra miseria e salvandoci da essa. L'obiezione di dire sì a Cristo è dentro di noi. Sono i difetti, gli errori, i peccati riconosciuti che ci angosciano, ma
attenti, riflettiamo bene. Tutte queste cose che ci spaventano, guardate che sono alla ricerca di una scusa, di un pretesto per non dire sì a Cristo. Il sì di Pietro, come il sì che ha pronunciato per tutta la sua vita la Beata Giuseppina Nicoli, a seguire Cristo Gesù, questi sì non provengono dalla coerenza, ma è come se dicessero: io non so come sia, ma sono come legato a te, o Gesù, come se ti appartenessi. E i miei tradimenti, le mie debolezze, non distruggono questo legame, non distruggono questo sì, anzi, fanno in maniera che questo sì diventi più intenso, più totale, più totalizzante, più radicale. Anche noi dobbiamo arrivare a questa consapevolezza. E questo attraversa e risolve tutte le nostre fragilità e tutte le nostre miserie. Questa fede che cambia la vita, questa santità diventano storia. La grazia di Cristo, come tutti sappiamo, investe noi nel battesimo, ma occorre che questo inizio totalmente gratuito diventi storia, diventi vita, diventi capacità di vivere l'esistenza di tutti i giorni secondo l'ampiezza e la definitività del modo con cui Cristo ha vissuto la fede e ha vissuto la vita e poi ce l'ha comunicata. L'amore è creativo in modo infinito, diceva San Vincenzo. Certo, incontriamo anche la sofferenza, la fatica, i disagi, gli imprevisti, ma la fatica, la sofferenza fanno venire fuori, forgiano il coraggio. Pensiamo a quante sofferenze ha vissuto Giuseppina Nicoli, in modo particolare a Sassari e anche a Cagliari. Ma tutti rimaniamo pieni di stupore per la creatività in opere scaturite da questa suora. A questo punto, concludendo, forse ci chiediamo: ma Dio ama più i santi di noi, di ciascuno di noi? Pensiamoci, ama in modo uguale, ama in modo uguale. Ti ama esattamente così. E allora anche per te è aperta la porta della grazia come ami i santi. Dio ama ognuno, non tutti in massa, ma ciascuno. Noi siamo qui perché ci sentiamo amati da Dio. Amati in modo uguale come amato Giuseppe Nicoli, Teresa Tambelli, Vincenzo De Paolo, Elisa Maria, eccetera. Chiediamo che la Beata Nicoli ci ricorda la sfida. La Beata Nicoli ci ricorda che la sfida della vita è varcare quella soglia, voler entrare in quella grandezza che ci vede, che si vede realizzata nei santi. Anche tu, ci dice la Beata Nicoli, sei chiamato a varcare quella soglia, non aver paura. Doni la Beata Nicoli a tutti noi questa speranza, questa certezza, questa libertà di adesione al mistero che ama, guida, sostiene anche la nostra esistenza. Sia lodato Gesù Cristo. Ci alziamo in piedi per la preghiera.
Carissimi, con preghiera unanime rivolgiamoci a Dio, nostro Padre, affinché la sua grazia santificatrice rinnovi continuamente la Chiesa e trasformi il cuore dei suoi figli. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa di Dio, sparsa nel mondo e qui presente, per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e il Popolo Santo di Dio, perché riconoscono e abbraccino le beatitudini come fonte di letizia e le annuncino al mondo come messaggio di liberazione. Preghiamo. Per quanti nella società civile sono rivestiti di autorità, perché promuovono il bene comune, la concordia e la pace tra i popoli. Preghiamo. Perché i giovani, chiamati alla vita religiosa, abbiano la forza di superare le difficoltà e gli ostacoli e seguano con gioia Cristo, povero, umile e obbediente. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i poveri e per quei quanti soffrono nel corpo e nello spirito, in particolare per i fanciulli e i giovani, perché trovino genitori ed educatori capaci di donare loro il vero senso dell'esistenza e li introducano a Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre comunità, perché il Signore, per intercessione della Beata Giuseppina Nicoli, ci conceda la grazia di cui abbiamo bisogno per la vita presente e per raggiungere la pienezza della salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Uniamo tutte le intenzioni che sono nel nostro cuore. In modo particolare, con intensità di fede, uniamo la domanda per l'intenzione della Beata Nicoli alla guarigione di quel bambino per il quale stiamo pregando. Perché, Signore, manifesti attraverso questa grazia la santità della Beata Nicoli per essere riconosciuta dalla Chiesa. O Dio, che per mezzo dei Tuoi santi ci offri continuamente la Tua salvezza, fa che, imitando l'esempio della Beata Giuseppina Nicoli e ricorrendo alla sua intercessione, raggiungiamo la meta della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Preghiamo insieme perché questo sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accoglio, Dio, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo nel ricordo della beata Giuseppina Nicoli e fa che l'insegnamento della sua vita ci renda sempre più ferventi nel rendere grazie a te, fonte di ogni bene e santità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona, cosa giusta, nostro dovere, renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, o Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, celebriamo, Padre, l'iniziativa ammirabile del tuo amore, perché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che hai preparato per il mondo rinnovato. Per questo grande e immenso segno della tua bontà e benevolenza, unita agli angeli santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre, tu sei la fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito Santo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra qui presente. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri diaconi. Ricorda di nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci ad avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, la Beata Giuseppina Nicoli, San Vincenzo, Santa Luisa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, e tuoi apostoli, oggi lo dici a noi, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu, che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco Gesù che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono Dio.
Preghiamo. O Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e sostegno della beata Giuseppina Nicoli nella vita terrena, comunica a noi la tua vita immortale per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione reciteremo proclamiamo insieme la preghiera per ottenere la canonizzazione della beata Nicoli. Poi, dopo la celebrazione, è possibile seguire un filmato, qualche cosa che riguarda questa casa e l'opera della Beata Nicoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Prendiamo il foglietto della preghiera. O Dio che riveli. Mediante la santità di coloro che sono stati fedeli alla tua grazia, ti prego, glorifica tua serva, beata Giuseppina Nicoli, con la canonizzazione ad opera della Chiesa. Attraverso la grazia che ti chiedo. Rendi la mia mente, il mio cuore, il Vangelo, con la stessa semplicità, umiltà e carità con cui ha testimoniato il suo ricordo, affinché nel mondo si riveda il suo amore misericordioso. Amen. Ringraziamo per la vostra presenza, per la partecipazione. Imploriamo dalla Beata Nicoli la benedizione sul vostro cuore, sulla vostra vita, sulle vostre situazioni. Che benedica a voi, benedica a noi, benedica a questo quartiere, benedica la Chiesa. Ci ottenga anche la liberazione da tutti i mali che appesantiscono la vita, il cuore, la mente di tutto questo mondo. Benediciamo il Signore. Thank you.
se Sor Tambelli e Sor Niccoli si sono date al povero, è perché sono date prima di tutto a Dio. Era un'anime di preghiera. Era un'anime di preghiera, non di lavoro solamente, no, no. Se loro hanno fatto tanto del bene è perché si sono date a Dio. Hanno amato Dio e amando Dio hanno amato il prossimo. Penso un po' alla mia vita e alla vita di queste due sorelle, come sono ben lontana. E allora mi aiuta a impegnarmi, perché se il Signore me le ha messe davanti, io dovrei, una grande responsabilità davanti a Dio. Cerchiamo di vedere un po' come la loro vita, seguire più che altro il loro spirito di umiltà, di abnegazione. Pregare loro che ci diano un po' l'umiltà che avevano loro. Perché l'umiltà è la base principale per la vita della comunità e anche per l'ufficio che la comunità ci affida. Tutti i giorni le invochiamo e preghiamo. Al mattino preghiamo Sor Tambelli comunitariamente e di sera Sor Niccoli, appunto perché ci diano la capacità di seguirle come figlie della carità. Per loro per noi sono dei veri modelli, delle figlie della carità esemplari che ci hanno insegnato molto. E quindi attraverso la loro vita, il loro esempio, nel nostro piccolo, perché tutti i giorni dobbiamo ricominciare, cerchiamo di essere anche noi testimoni come loro. E viene di gente, tutto la Sor Vincenza, da quando si alza la mattina fino a quando se ne va, è sempre servizievole, dando, perché vengono a qualunque ora. No, ci hanno detto: perché non mettete un orario? No, il povero deve essere libero di venire quando ha bisogno, non quando vogliamo noi. Infatti a qualunque ora, di giorno, di mattina, di qualche volta anche di notte. I poveri bussano in continuazione alla loro porta, a volte le suore stanno mangiando e devono cedere anche il loro pranzo, la loro cena, perché magari non hanno altro, allora lo danno ai poveri. Povero arriva e si sente accolto, e questo dobbiamo fare sì che continui, appunto. Non solo la centrale della carità, ma che è la centrale dell'educazione verso i giovani, verso coloro che si recano all'asilo della Madina per incontri di preghiera, deve essere una centrale di carità a tutti i livelli. Ci sono dei bei lavoratori di cucito, di ricamo, di tombolo e così via. Però secondo me bisogna sempre incrementare e sempre fare di più, perché non siamo mai arrivati. E credo che anche il sacrificio che la comunità ha affrontato perché questa casa rimanesse in vita, rimanesse aperta, è proprio per questo motivo. Thank you.
penso che la casa dell'asilo della Marina dovrebbe essere per noi figli della carità un gioiello da salvaguardare, da custodire, da arricchirlo anche, se è possibile, facendo pellegrinaggi, andando a trovare queste nostre beate, a pregarle soprattutto, perché la gente più che mai hanno bisogno di protezione. Perché anche il centro della città, c'è il porto vicino, adesso con questi emigranti, con queste persone che vengono da fuori, dovrebbero avere un centro di accoglienza anche, come facevano le suore che c'erano prima. C'erano tante attività, ma c'erano tante suore anche. Se si potesse riuscire a avere di nuovo le opere che erano fiorenti al tempo di Suor Nicoli e di Suor Tambelli, si farebbe tanto del bene anche oggi.